Sono qui perché i governi del mondo, i G20, più grandi inquinatori, responsabili di quasi il 75% delle emissioni, si stanno riunendo all'Arsenale da ieri, a porte chiuse, in un modo assolutamente antidemocratico, come ormai da decenni fanno, garantendo i soliti privilegi alle multinazionali che distruggono il pianeta, perché ricordiamoci che il 70% delle emissioni sono causate da 100 multinazionali del mondo. Quindi a noi dicono di non comprare la bottiglietta di plastica, usare la borraccia piuttosto, comprare sfuso, ma so che la battaglia da fare non è quella. Sono qua per cercare di dire la verità, mettere a nudo le mie emozioni, perché sono terrorizzato dal fatto che scenari come quello in Canada possano ripetersi in Italia nei prossimissimi anni, causando in poche ore la morte di centinaia o migliaia di persone, compresi i miei genitori. Questa settimana è importante per attirare l'attenzione sulle decisioni che poche persone stanno prendendo in una stanza chiusa durante le discussioni del G20, ed è importante che la cittadinanza abbia la consapevolezza di quello che sta succedendo e di quanto i governi non stiano prendendo decisioni a nostro favore. È una generazione che sta venendo avanti, non sappiamo cosa lasciamo ai nostri figli, sono preoccupata, siamo preoccupati, c'è da muoversi, c'è da agire ora.